Salve a tutti e bentrovati, nuovo appuntamento di Faccia a Faccia, quest'oggi dedicato in maniera particolare al candidato sindaco di Foggia della coalizione di centrodestra, l'avvocato Raffaele Di Mauro, che intanto saluto e ringrazio per essere... Ben ritrovato direttore e un saluto a tutti gli amici che ci guardano da casa. E allora, al candidato sindaco di centrodestra, naturalmente, non posso che chiedere inizialmente questa sorta di ritorno al passato. Guardi, Di Mauro, di lei ha colpito molto il suo modo di approcciarsi a questa competizione elettorale. Sembra essere per certi versi tornati indietro di 20-30 anni, quando le competizioni elettorali si facevano tra la gente, nelle piazze, nelle strade. E lei è quello che sta facendo. La stiamo seguendo anche con le nostre telecamere, negli ultimi giorni è stato al Mercato Rosati, tra la gente, ecco, questo modo di fare politica che si è un po' perduto negli ultimi decenni. Intanto che risposta ha avuto, cioè che tipo di approccio ha la gente, i potenziali elettori col candidato sindaco che va tra la gente? Beh, non poteva essere diversamente vista la mia storia. Io inizio a fare politica sin da ragazzino all'interno dei partiti, quindi non sono avulso dal mondo partitico e politico, e quindi è naturale che vengo da una tradizione in cui la politica si fa in una certa maniera, cioè stringendo le mani e guardando negli occhi la gente che ha delle necessità e a cui si va a chiedere il consenso per poi risolverle. E quindi è normale che la mia campagna elettorale non potesse che essere così, cioè incontrando i cittadini e cercando di incontrarmi quando è più possibile per spiegargli le ragioni del nostro impegno per Foggia. La gente ci vuole vedere, la gente ci vuole anche toccare, nel senso che ha la necessità oggi di recuperare la fiducia nei confronti della classe politica, non guardandola dietro un telefonino, ma guardandola fisicamente e quindi potendogli anche porre delle domande, dei quesiti. E io sto riscontrando che la gente, quando ti incontra, sì, c'è qualcuno che naturalmente dice delle frasi fatte contro la politica in genere, però il 90% della gente ti sorride, apprezza il fatto che in mezzo alla strada tu ci stai e quindi ti inizia anche a porre delle domande, delle riflessioni, ti fa vedere quali sono i problemi che noi conosciamo e che vogliamo risolvere anche grazie al loro aiuto. Soprattutto tra l'altro in un momento come questo, dove da un po' di anni a questa parte si è aperto questo scollamento, no? Tra la gente e la politica, tornare a fare politica tra la gente può diventare davvero fondamentale per farla riavvicinare. È importantissimo, cioè noi da quando abbiamo chiuso le vecchie sezioni è come se avessimo tolto ai cittadini la possibilità di parlare, certo, con la politica. Tra l'altro ci sono delle competizioni elettorali in cui non gli chiediamo manco più il voto perché non c'è il voto di preferenza e quindi l'elettore deve solamente mettere una X su qualcosa che è stato già deciso nelle stanze romane. Invece le competizioni amministrative sono quelle che danno la possibilità al politico di farsi conoscere, di farsi apprezzare, di farsi votare, perché il voto va chiesto e la gente il voto te lo deve dare. E quindi dobbiamo per forza tornare a parlare con i nostri concittadini e a chiedergli di tornare ad avere fiducia nella classe politica, perché il loro disinteresse e quindi il loro non andare a votare comporta praticamente un'assenza di scelta che consente poi ai soliti portatori di voti ormai cristallizzati di avere sempre successo. Invece noi vogliamo parlare alla pancia delle persone, cercare di convincerli di quanto sia importante andare a votare il prossimo 22 e 23 ottobre e naturalmente proponiamo la nostra coalizione, la mia figura come candidato sindaco giovane per questa città che di problemi ne ha tanti. Candidato sindaco giovane, perché lei lo è, nonostante insomma in politica l'esperienza non le sia certamente mancata, non le fa sicuramente difetto. Candidato giovane, c'è un termine che ricorre particolarmente in questa competizione elettorale, rinnovamento. Sì. Il centrodestra di rinnovamento ne ha fatto davvero un cavallo di battaglia, se pensiamo che le 5 liste che sostengono il candidato sindaco Raffaele Di Mauro hanno una media età insomma intorno ai 40 anni, se non erro. Sì, per la precisione 43 anni di media di età. Ecco, io tengo a precisare che io di anni ne ho 41, però ormai diciamo, faccio politica da più di 20 anni, ho iniziato veramente da ragazzino alle scuole superiori, poi il percorso all'università come rappresentante degli studenti universitari, candidato alla Camera dei Deputati, segretario di partito.
cioè direttore, posso dire senza tema di smentita di conoscere benissimo la macchina politica, amministrativa e quindi di poter essere una solida certezza per i miei concittadini. Sempre dalla stessa parte. Sempre dalla stessa parte, quindi anche con la coerenza, che poi tramutata in rapporto umano significa lealtà, perché se uno è coerente con il proprio schieramento politico vuol dire che è leale nei confronti del proprio elettorato e dei propri concittadini. Però a questo si deve affiancare una rinnovata classe dirigente politica del centrodestra. Abbiamo fatto una selezione attenta del personale politico da candidare, abbiamo scelto giovani professionisti, giovani imprenditori, il mondo dell'associazionismo, cioè gente che nella propria vita, direttore, già dimostra di dare qualcosa alla propria comunità, che oggi si mette a disposizione dal punto di vista politico per amministrarla questa città. Allora, con un sindaco di questa conformazione non poteva che esserci una squadra di candidati al Consiglio Comunale di pari pensiero, quindi gente che vuole fare per Foggia, giovane, lo ripeto, naturalmente con già un'esperienza maturata nel proprio settore, cioè non abbiamo preso la gente in mezzo alla strada, li abbiamo selezionati e naturalmente adesso si aspetta che questa gente prenda il proprio consenso. Lo abbiamo fatto compiendo anche delle scelte, che possono essere viste molte volte come delle scelte coraggiose da un punto di vista di pensiero, ma che possono anche farci perdere in termini elettorali qualche numero, perché noi abbiamo compiuto una scelta tale all'interno del centrodestra da addirittura arrivare a dire di no ad una lista che doveva competere con noi, perché non ha voluto rispettare un codice etico per la composizione delle liste che ci siamo dati all'interno della coalizione. Cioè c'erano alcuni candidati che non potevano, secondo noi, rispecchiare quello che stavamo facendo all'interno del centrodestra, cioè questa operazione di rinnovamento, e quindi abbiamo dovuto dire di no. E gli altri non so se hanno avuto il coraggio di effettuare questa scelta. Però se noi parliamo di cambiamento e il cambiamento non lo effettuiamo già adesso, in fase elettorale, poi non possiamo aspettarci che cambiamento ci sia anche dopo nell'amministrazione. Allora abbiamo preso il coraggio a due mani, abbiamo fatto delle scelte rigide, precise, ma che ci porteranno domani mattina a governare la città di Foggia con unità, con coerenza e soprattutto con una classe politica completamente nuova. È una città questa, Di Mauro, che va al voto dopo oltre due anni di commissariamento. Lo fa per la prima volta nella sua storia, perché mai era accaduto in passato. Che cosa lascia questo commissariamento, secondo lei, nel cittadino e anche in chi fa politica? Da dove ripartire? Ecco. Questo è un momento unico nella storia di Foggia. Io ho fatto un paragone, non me ne vorranno naturalmente i commissari, ma è come se noi dopo due anni e mezzo di commissariamento avessimo un dopoguerra. Cioè abbiamo praticamente tabula rasa, abbiamo delle macerie, non dal punto di vista, ripeto, amministrativo, perché i commissari hanno svolto la loro funzione, non hanno fatto null'altro, però è naturale che la città adesso si aspetta un rilancio. Un rilancio che deve partire da coloro che si sono proposti di amministrare Foggia, con delle idee chiare, con dei progetti precisi e soprattutto con una visione. Noi abbiamo una visione ben precisa di quella che sarà la Foggia del 2033 addirittura. Non ci fermiamo al prossimo quinquennio, ma andiamo avanti, perché siamo consapevoli che per risollevare questa città non basterà qualche settimana. Ci vorrà una progettazione, una programmazione, che naturalmente deve essere a medio e lungo termine. Ecco perché abbiamo già iniziato ad immaginare come sarà la Foggia fra 10 anni. Io, vedi, direttore, ho una bambina di 4 anni e mezzo. E penso a cosa sarà Foggia quando mia figlia sarà adolescente e dovrà uscire con i suoi amichetti, con i suoi amici di comitiva. Beh, oggi è protetta dalla mamma e dal papà perché esce insieme a loro, ma domani mattina che si affronterà la vita quotidiana da sola in mezzo alle strade, io che Foggia lascerò a mia figlia? Ecco perché sono mosso da questo impegno, da questa candidatura, presa con grandissima responsabilità, perché io sono consapevole che il momento per Foggia è complicato, ma sono anche entusiasta di potermi mettere a disposizione della mia comunità, innanzitutto per mia figlia, per la mia famiglia e poi naturalmente per tutti i cittadini che non vogliono null'altro che quello che vogliamo tutti quanti noi, quindi anche io in primis. Dobbiamo dare ai cittadini di Foggia una città più sicura, una città più pulita, una città meglio tenuta. Dobbiamo restituire a Foggia la sua normalità nella bellezza, perché Foggia, dico io, è una città che è stata e che può essere una città davvero bella,
vivibile, a dimensione di uomo. E allora il nostro impegno andrà in questa direzione. C'è un dato sul quale secondo me va aperta un'inevitabile riflessione, ed è un dato che credo che i cittadini hanno cominciato ad esaminare in questi oltre 2 anni di commissariamento: l'importanza per una città di avere una guida amministrativa politica forte, che abbia, come diceva lei, visione. D'altronde poi basta spostarsi in qualche comune limitrofo per capire quanto una città possa fare passi in avanti in maniera notevole quando c'è un'amministrazione che funziona, quando c'è un sindaco bravo, illuminato, quando c'è una classe politica attenta. Questa visione di cui lei parlava è pronta da parte sua, e già immagina, ecco, la Foggia dei prossimi anni, come potrà pian pianino, perché lei diceva è come se venissimo da una guerra, certo, senza nulla togliere al lavoro dei commissari, la immagina come, ecco, farla ripartire questa città? Foggia ha bisogno assolutamente in questo momento di una guida politica forte e responsabile, che non significa un urlatore, ma significa una persona che abbia dei valori e che abbia delle idee ben precise per Foggia. Noi abbiamo una fortuna che non possiamo assolutamente sprecare, direttore, in questo momento. Noi abbiamo una coalizione di centrodestra che può dialogare quotidianamente con il governo centrale, il che significa avere porte aperte per tutte le progettualità che possiamo mettere in campo per la nostra città. Noi abbiamo già le idee chiare su quello che andrà fatto, su tutta una serie di settori per Foggia. Lo ripeto, la sicurezza in primis sarà uno dei primi punti su cui baseremo la nostra azione amministrativa, e che significa rendere Foggia una città più sicura con una miglior illuminazione pubblica, con una implementazione della videosorveglianza sia privata che pubblica, e con la presenza fisica in mezzo alle nostre strade anche della nostra polizia municipale. Il rapporto con il governo ci consente addirittura, voglio andare oltre questi 3 punti, di poter richiedere addirittura in alcune situazioni, come per esempio alcuni quartieri complicati della nostra città, anche l'intervento dell'esercito, perché avere poi alla polizia municipale un militare che si affianca con tanto di tuta e di mitraglietta dà comunque una impressione di sicurezza maggiore nei confronti della popolazione. Immaginiamo già una città meglio curata dal punto di vista ambientale, quindi una città verde, tecnologicamente avanzata, più pulita. Immaginiamo il lavoro per i nostri giovani. Noi abbiamo la zona ASI, abbiamo un territorio dove si può insediare un'azienda che viene da fuori e può creare posti di lavoro. Il comune non può dare posti di lavoro ai foggiani, certo, naturalmente, però può creare le condizioni per renderlo attrattivo questo territorio. E il territorio diventa attrattivo se è più sicuro, se è un territorio più legale, se è un territorio più bello. E vedete, amici, noi abbiamo praticamente Foggia che deve tornare a riappropriarsi del proprio ruolo di comune capoluogo. Viviamo in una provincia che ha dietro le spalle i monti del Subappennino, davanti a noi abbiamo le coste del Gargano, siamo sulla piana del Tavoliere, quindi siamo la capitale forse italiana del grano, anzi sicuramente del grano, del pomodoro, quindi oro giallo e oro rosso. Abbiamo tutte le carte in regola per poter essere attrattivi dal punto di vista addirittura turistico, con il turismo religioso, con il marchio Umberto Giordano, cioè Umberto Giordano, che è il nostro concittadino più illustre, può diventare attrattivo per tutto il mondo, far diventare Foggia la capitale giordaniana del mondo, dove attirare turisti da tutto il mondo grazie a Umberto Giordano. Ecco, abbiamo tutte le carte in regola, per non dimenticare Federico II, la nostra storica figura illustre, abbiamo tutte le carte in regola per poter veramente creare in questa città un contenitore culturale e turistico per 365 giorni all'anno. E il mondo imprenditoriale, direttore, la cosa che più mi colpisce è che è prontissimo ad aiutare anche l'amministrazione pubblica a che ciò si realizzi. Gli imprenditori lo vogliono questo sviluppo territoriale per cercare di non far andare via i nostri giovani, per tenerli qui e quindi per evitare anche la fuga di cervelli. Manca solamente la volontà. Ci vuole la volontà politica di mettere attorno ad un tavolo tutti questi attori, avere un progetto chiaro di rilancio del territorio e fare un po' l'operazione che hanno fatto sia nel Salento che a Bari,
noi abbiamo tanto di più, sia del Salento che di Bari, manca solamente la volontà di farle emergere queste grandi qualità che abbiamo. Lei prima diceva di Mauro Asi, no? In riferimento al lavoro, alla possibilità di avere una città più sviluppata economicamente. Crede sia arrivato il momento che il Comune di Foggia si riprenda un ruolo anche all'interno dell'area di sviluppo industriale, perché forse questo è mancato negli ultimi anni, no? Certamente sì, il comune di Foggia è attore protagonista anche di quella situazione. Oggi manca il rappresentante del comune, dovrà tornare ad avere il peso specifico anche nella gestione di quella zona, ripeto, nell'interesse della collettività e del territorio, perché è facile dire ad un grande imprenditore vieniti a insediare su questo territorio, perché questo territorio ha tutto, penso all'agroalimentare, cioè noi potremmo veramente essere una miniera senza fine, però vanno create le condizioni e le condizioni si creano con una politica virtuosa. Altro argomento per esempio su cui potremmo parlare, il rilancio della fiera di Foggia, cioè non possiamo avere una fiera, un ente fiera che viene abbandonato dalla regione Puglia. Foggia deve un po' risollevare questo orgoglio, anche perché le qualità all'interno della fiera ci sono, anche manageriali e gestionali, però quel contenitore deve tornare a essere vivo. Non possiamo essere sempre i figli di serie B della regione Puglia, questo non lo possiamo più consentire. Foggia deve tornare ad avere il suo ruolo e lo deve fare con naturalmente una politica autorevole che abbia un contatto costante da pari a pari con Bari e che abbia un collegamento diretto con Roma per farsi rispettare su questo territorio. Di Mauro, più volte io nei vari format televisivi ho detto la nuova amministrazione comunale che guiderà la città dal 24 di ottobre o al più tardi due settimane dopo, nell'eventualità si dovesse andare al ballottaggio, avrà a mio parere bisogno di dotarsi anche di una politica di marketing territoriale. Certo. Perché sembra quasi che qualcuno abbia voluto affibbiare un'etichetta a questo territorio, città certo. Mafiosa, città criminale. Nessuno vuole negare che ci sia un segmento purtroppo di criminalità, ma che credo esista anche altrove. Qui però c'è bisogno, insomma, di togliersi questa etichetta, è d'accordo? Assolutamente sì, perché poi la narrazione che viene fatta di Foggia a livello nazionale purtroppo è questa. Penso qualche giorno fa c'è stato quel famosissimo influencer, quel famosissimo youtuber, certo, che parla di turismo anche fuori dai confini nazionali, a cui hanno effettuato un tentativo di furto del cellulare. Naturalmente quella notizia è rimbalzata sui social, sempre portando discredito alla nostra città. Dobbiamo interrompere questa narrazione. Io ho provato a invitare anche Pietro, si chiama così questo influencer, a Foggia per fare una passeggiata insieme, per fargli vedere quante cose belle ci sono a Foggia e soprattutto quante persone per bene ci sono a Foggia, perché sono la stragrandissima maggioranza, dico io. È naturale che va interrotta questa narrazione, ma bisogna farlo con la buona pratica, con i progetti, mettendo sinergicamente in collegamento tutte quelle realtà positive che vogliono il rilancio del territorio, quindi creare proprio un vero e proprio marchio capitanata per poterlo portare anche fuori dai confini nazionali, dico io, in Italia certamente, ma anche fuori dai confini nazionali. Questo lo faremo coinvolgendo, direttore. Bisogna che la politica oggi non si arrocchi nelle stanze del palazzo, ma che coinvolga quanti più mondi produttivi, il mondo dell'associazionismo, certo, le professioni, cioè tutti coloro che possono apportare un contributo, anche il semplice cittadino che ha un'idea. Quindi praticamente noi abbiamo pensato per esempio di fare delle conferenze permanenti di comunità, cioè trimestralmente il comune comunicherà con un organismo che rappresenti tutti questi mondi che vogliono mettersi a disposizione della città quello che stiamo facendo in amministrazione. E mi consenta, noi potremmo anche lanciare un messaggio a tutti i cittadini che vorranno parlare con l'amministrazione, facendo anche settimanalmente, bisettimanalmente, certo, anche un appuntamento, magari anche con lei, con Telefoggia, certo, per certo, rispondere a quello che... In verità, caro Di Mauro, l'avevamo già pensato questo, sa perché? E io perché... ne ero sicuro, direttore, no, perché lei è sempre avanti. No, mi è capitato di vederlo altrove, a volte anche, tra virgolette, copiare le idee quando sono buone, non è un peccato.
e in altre città, anche nella vicina Bari, questo è stato fatto negli anni passati. Creare questa interazione è necessario. Tra il sindaco e la città diventa importante e per il cittadino e per lo stesso sindaco e per la stessa amministrazione. È assolutamente necessario, dico io, il coinvolgimento, l'interazione costante, perché una città non si può limitare a essere, tra virgolette, gestita dal sindaco, dalla giunta, che, voglio precisarlo, sarà una giunta di altissimo profilo tecnico e politico. La competenza di ogni assessore sarà nel campo in cui andrà a fare la gestione, o dal consiglio comunale. Ci vuole un'osmosi di informazioni, ci vuole uno scambio in termini di informazioni, uno scambio culturale costante con i cittadini e con tutti i contesti che i cittadini li rappresentano, non solo all'interno di Palazzo di Città, ma soprattutto fuori nel quotidiano. E quindi su questo, diciamo, saremo molto molto propositivi. È un'assicurazione che io mi sento di poter dare sin da oggi. Chi è l'avvocato Raffaele Di Mauro invece al di fuori della politica? Perché noi la vediamo in televisione, la leggiamo sui giornali, la vediamo sui social, impegnato, uomo impegnato in politica da diverso tempo. Ma fuori dalla politica invece chi è Raffaele Di Mauro? Questa è una bellissima domanda. È un uomo, un marito, un papà di 41 anni che ha naturalmente i suoi hobby. Mi piace tantissimo il cinema, per esempio, mi diletto anche nella scrittura. Io scrivo favole per bambini, filastrocche, non so se qualche amico si ricorda del libro che presentai qualche anno fa, La grandezza dei nani, con cui descrivevo proprio i difetti che si avevano nel mondo politico, quindi mi dilettai a scrivere questo libricino. Sono un amante dei cani, sono un appassionato boxerista, cioè proprio di una razza precisa, i boxer mi piacciono tantissimo, penso di essere una persona del tutto normale, con un impegno anche nel mondo cattolico da cui praticamente provengo e a cui sono particolarmente legato, quindi il mondo delle parrocchie è per esempio un mondo che sento totalmente, totalmente mio. Cerco di essere a disposizione, a prescindere dalla politica, della gente, tant'è vero che l'impegno anche sociale all'interno di alcune associazioni mi ha dato modo di essere sempre a contatto anche con le fasce più deboli, e di questo, diciamo, sono orgoglioso, perché poi nel nostro piccolo, se ognuno riuscisse a migliorare il metro quadro che ha sotto i piedi, tutti quanti insieme riusciremmo a migliorare il mondo. Le capita di sognare, Di Mauro? Si sogna molto spesso. In questo momento sogno naturalmente ad occhi aperti di poter essere a disposizione della mia comunità con grandissima voglia di fare bene a Foggia e con grande entusiasmo, perché sono certo di poter essere davvero una buona risorsa per questa città, e spero che lo capiscano i cittadini, che prendano questa opportunità che il centrodestra ha dato a me innanzitutto, perché poi hanno fatto sintesi attorno al mio nome, ma è un nome che non è un individualismo, è un nome di gruppo, è un nome che ha al suo fianco consiglieri regionali, parlamentari, sottosegretari, ministri, e che quindi penso che sia un'occasione per Foggia per poter davvero crescere e migliorare. Dovesse essere eletto sindaco, la prima cosa che farebbe, oltre naturalmente a un brindisi, immagino, dovuto? La prima cosa non gliela posso dire, perché è un segreto che ho con me stesso e con un'altra persona che ho già interessato, ed è una cosa che riguarderà naturalmente tutta la comunità, ma che dirò, che racconterò solo il giorno dopo della vittoria. La seconda cosa è certamente quello di richiamare subito tutti gli eletti e di spiegargli che la musica è cambiata, che si fa politica per mettersi a disposizione della propria comunità, e quindi tutti dovranno avere ben chiaro il fatto che oggi Palazzo di Città è a disposizione di ogni cittadino foggiano. Io ringrazio l'avvocato Raffaele Di Mauro, candidato sindaco di Foggia per la coalizione di centrodestra. Le auguro buon lavoro. Grazie, Di Mauro. Direttore. Buon proseguimento di competizione elettorale, anche perché ormai entriamo nelle settimane cruciali. Grazie ancora. Grazie. Grazie all'avvocato Raffaele Di Mauro, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, candidato sindaco naturalmente di Foggia. Grazie a voi tutti per la cortese attenzione. La linea torna alla rete.